grave dai mutamenti dello scenario, ma anche da un indebolimento complessivo delle condizioni generali, da una cronica assenza di una strategia forte, imprenditoriale, in grado di garantire un futuro alle aziende, da un mancato aggiornamento della legge professionale che tiene fuori dalla porta chi fa il giornalismo in forme nuove e anche in forme neppure troppo nuove, a causa della forte inadeguatezza delle norme che dovrebbero difendere e non ostacolare la libertà di stampa in questo paese. È in questo quadro io credo che il trasferimento all'INPS della gestione principale della nostra previdenza rappresenti un gravissimo colpo all'autonomia e all'indipendenza della nostra professione. E allora cosa fare? Rassegnarsi a gestire un declino irreversibile? Scagliarsi contro l'incalzare dei cambiamenti e cercare di ignorarli o bloccarli? Io credo che ci sia piuttosto bisogno di coraggio, di capacità di confrontarsi con le sfide, di voglia di innovare, di non avere paura del futuro, perché chi ha paura del futuro è già morto. E invece questo Paese ha un bisogno estremo di buon giornalismo, di un'informazione sana. Per questo noi chiamiamo al confronto le istituzioni, il Parlamento, sui tanti capitoli, troppi, ma ancora aperti, le querele bavaglio, la legge sulla diffamazione, la tutela del segreto professionale, che bene ieri ha ricordato il segretario nella sua relazione introduttiva.